Gli Insieme per Caso sono tornati in scena per Lyle. Il gruppo teatrale che da anni propone commedie che toccano con leggerezza argomenti profondi e di rilevanza sociale ha divertito il pubblico del Teatro De Micheli di Copparo con Duvec e Navalisa. Protagonisti una coppia di arzilli anziani il cui ritorno nella famiglia di origine dopo anni vissuti in una casa di riposo movimenterà la vita quotidiana di tutti. Lo spettacolo in solidarietà è il motto dei ragazzi dell'Insieme per Caso che da 6 anni aiutano AIL nei suoi progetti molto importanti. È bellissimo e stupendo vedere per 2 serate il Teatro De Micheli strapieno, proprio perché ci dimostrano ogni anno, ormai da 6 come dicevo prima, l'affetto che hanno non solo per il gruppo Insieme per Caso, che è bravissimo e solidale, e per AIL è la nostra causa, quindi davvero grazie, grazie davvero a tutti. Non solo divertimento, ma anche profondi momenti di riflessione in una serata in cui anche il professor Antonio Cuneo, direttore dell'Istituto di Ematologia di Ferrara, ha voluto essere presente per testimoniare la propria vicinanza all'AIL. È un supporto importantissimo per le nostre attività di assistenza ai malati e di ricerca. Siamo in grado di soccorrere gli ammalati a casa, a domicilio, evitandogli viaggi in ospedale che non sono sempre facili da condurre, possiamo supportare borse di studio per la ricerca nel campo delle lesioni genetiche che oggi dobbiamo poter riconoscere in ogni paziente per scegliere la terapia mirata, perché siamo nell'era della medicina di precisione. La serata è stata dedicata ad Agnese, un'amica di AIL che ha perso la vita recentemente, ma la manifestazione si è conclusa con un messaggio di speranza, arrivato direttamente dal comandante della Polizia Provinciale Claudio Castagnoli, che ha raccontato la propria convivenza con la malattia, aiutata dalla medicina e dal supporto dell'associazione. Io sono un ammalato di leucemia da 14 anni e grazie all'AIL sicuramente sono ancora qui. Devo dire che ho la fortuna di aver incontrato un reparto di ematologia straordinari, non solo per professionalità, ma soprattutto per sensibilità, perché credo che la cura più importante per un ammalato sia l'attenzione e la sensibilità che gli viene palesata. E io ho avuto questa fortuna incontrando il reparto di ematologia di Ferrara.